La circondità alla fine o magari un po' di dispiacere per l'espulsione di Zirigu che ha condizionato la ripresa? Tutte e due perché l'espulsione di Zirigu è proprio inesistente totalmente, lui va per calciare la palla, e sbaglia l'intervento e prende l'avversario, ma al massimo può andare in ammonizione. L'arbitro più volte ha dichiarato che ha visto che era un fallo, un gioco violento diretto sulla tibia, anche se non era così, ha visto solo lui, sia quelli dell'Argentina che i nostri hanno visto cose diverse. E quello rischiava di compromettere la partita, che ha compromesso la partita. Poi abbiamo trovato il gol sull'errore loro e dispiace prendere gol a 5 minuti dalla fine in un'azione di calcio d'angolo dopo non aver spinto la palla nell'azione precedente. Due partite a arma di taggia, due volte in 10 uomini, siamo quasi, non dico la maledizione, però strano. Sì, chiamiamolo derby, però cioè, una partita dove le due squadre tenevano tutte e due a fare il risultato, maschia ma mai cattiva, interventi decisi senza andare oltre quello che è lecito. Ci ha pensato l'arbitro a far andare oltre con l'espulsione che ha rovinato la nostra ultima mezz'ora, ci ha costretto comunque a rimanere bloccati dietro a difendere un risultato trovato, peccato perché ci eravamo quasi riusciti. Si aspettava un match mister così equilibrato? I match sono tutti equilibrati, con l'Argentina che ha chiuso tutti i marchi centrali per non farci sviluppare gioco, si è chiusa bene e ha cercato di ripartire, quello che ci aspettavamo. Abbiamo concesso un'occasione nel primo tempo su un errore nostro dove l'abbiamo mandato in porta noi, dove Nosa ha fatto un errore di disimpegno e abbiamo avuto un paio di occasioni noi con Palumbo e Gaeta e non siamo riusciti a sfruttarle, ma è una partita equilibrata sicuro, l'Argentina è una squadra di buon livello, una squadra attrezzata che cerca di fare bene e sicuramente non mi aspettavo di arrivare qua a fare una bassa.